Buongiorno a tutti ragazzi, e ho una brutta notizia comunque. Allora, avete visto nell'ultimo episodio che cercavo di evocare Pate ma non ci riuscivo. Ho capito perché, infatti, il patto dei campioni ti impedisce sia di evocare sia di essere evocato. Quindi non ho potuto evocare Pate per sta cazzata qua. Quindi ora vaffanculo il patto dei campioni, mi unisco alla Via del Blu. Così. Sì, che è anche piuttosto un patto molto facile. E vabbè, non mi dicono. Eh sì, vabbè, è facile. Non è complicatissimo. Vabbè, ora. Allora, per fortuna che me ne sono accorto ora. Perché. Che è il patto. Che Pate non era proprio strettamente necessario evocarlo per finire la sua side quest, ma. Cazzo, se me ne accorgevo più tardi. Mi fottevo metà delle sei di queste. Allora, qua abbiamo abbastanza cose in sospeso. E sì, mi ricordo ancora che, vabbè, sti qua non c'è neanche gusto ad ammazzarli ormai. Guarda, uno, due. Ah, due, molto bene, siamo dopati ora. Questo qua anche. Ma sì, meglio proteggere. Uno, due, e il terzo lo butto giù. E mi sa che anche che c'è una porta lì. Questo qua accetto la decisione. E ti uccido. Accetto, vabbè. Oh, chiave del soldato. Infatti, quando abbiamo ucciso il gigante ci ha dato la chiave. Ah, un forziere finalmente. Anello più avanti, grazie. Ah, vi dirò. Vabbè. Oh, anello del ripristino, bene. Ripristina gradualmente i PV. Meglio. Non è che te ne da 100 al secondo. Te ne da pochini. Però, cioè, sembra qualcosa. Piuttosto di non averlo. Ah, questo qua è molto più avanti rispetto a noi. Però io non sono studiato e voglio ucciderlo lo stesso. Infatti lo backstabbo con tutta nonchalance. Porca puttana, è piuttosto resistente, eh. Ma sì, tanto. Mi ricordo l'avevo fatto anche. Sì, con una. Vedi, un guerriero reale, proprio tutto così. Scudo, spadone. Vede un contadino con una zeta e uno scudo fatto di plastegon. Scusate se parlo in dialetto stretto, ma. Ma Veneto è Veneto, sì, vabbè. Altri due backstab e fatto. Come? Allora, se avete visto, era girato verso di me. Io l'ho backstabbato e si è girato su, ma che cazzo di logica. Ok, allora vediamo. Lo backstab. Ah, abbiamo solo l'accetta, vero? No, pensavo di aver messo anche un'altra arma. Sì, e morto. Va bene, che tal. Sì, qua serve l'anello del re, che lo troveremo molto più avanti nella storia. Grande lance, bene. Le lance, sì, ve l'ho già detto, sono abbastanza utili. Però, indovinate un po'? Io non la posso usare. Perché serve 22 di forza, 18 di destrezza. Io odio questo gioco. Giù. Ma sei difficile. Su, magari. Sinistra. Ma che cazzo? Qua la gente è fuori di testa. Spero non ce ne troppo. Bene. Sì, questo non è. Vabbè, Mimic, non vi dico io come distinguere Mimic. E ve lo dirò in un episodio apposito. Io dico, colpiamo quella là che tanto. Cioè, non l'ho mai provato, ma. E frecce. No, dai, usiamo la cosa, come si chiama? E. Vediamo. E già. E cosa farebbe? No, e mi dicevano su, ma su, che cosa fai? Vabbè, non fa niente. Siamo in. No, bene. Quindi possiamo tenerlo dalla destra. Allora, muri nascosti. Non mi sembra che ce ne fossero lì. Quindi. Però, se. No, già fatto lì. Ci eravamo dimenticati una cosa dall'altra parte. Cioè, sì, ci siamo dimenticati parecchie cose qua, eh. Tipo, qua giù. Ma laggiù è tanto difficile.
morto. Sì, ma laggiù sono i ciccioni, quindi c'è quelli raccorazzati, però non ci sono gli esplosivi. Te ne trovi anche due alla volta. Quindi no. Non siamo. Oh, con calma. Ma vi. Bravo! Bravo! Oh, muore, fammi un piacere. Intelligenza di certi nemici, povero. Esauriente. Sì, ok. Uno, due. Oh, io vado giù lo stesso per evitare inculate. Dai, vieni qui. Dai. No, mi stavo divertendo. Aspettate. Pensavi non ti aspettassi. Dietro. Appena in tempo. Due. No. Me. Oh, con calma, con calma, con calma. Uno scontro, ecco, dobbiamo fare. Oh, non so come, ma ne abbiamo uccisi tre. No, cioè, questa cosa va contro tutte le logiche del gioco. Uccidere tre nemici alla volta, non lo so, non è possibile. Oh, se. Ok, eravamo abbastanza lontani, quindi. E l'Ubex abbiamo. La soluzione a tutti i problemi del mondo. Backstabbare. Là c'è il bastardo che campera. Con le bombe. Ah, l'arciere. Mi ha preso. Mancato per miracolo. Non se l'aspettava. Io dico, vabbè. Ma sì, che tanto cade su. Non è morto. Oh, non se n'è ancora accorto, ma sarà stupido. Bomba infuocata, aspettiamo che arrivi quello. Eccolo qua. Infatti, avete visto che dondolava un po' anche lui quando mi muovevo. Wow, bello ampio raggio. Ops. Eh beh, dovevo fare qualcosa. Dai. Dai, li odio sti qua con lo scudo. Ecco qua. Oddio. E dai, e muori. Fammi un piacere. Oh, per fortuna che non mi hai fatto così tanti danni. Sì, sto qua, se ne accorgo. Vieni su. Sì, voglio distruggere le cose. Ma penso che mi facciano più danni. Aspetta. Ah, forza di lei. Beh. Ok, vi svelo un trucchetto. Dov'è? Ah, già, però. Non so, potrei fare una mossa suicida però. Ok, senti. In mal che vada, ho il passaggio. Dovete colpite con una mazza. Ah! No, non funziona. Pensavo colpite. No. Vabbè, proviamo con la balestra. E mi dimentico sempre. Ok, non funziona. Dobbiamo usare il fuoco. Ma moriamo anche noi. Ok, uno, due. Ma perché non funziona? Vabbè, l'ho ucciso lo stesso, ma che cazzo, perché non va? Ah, vi ricordate il passaggio qua che vi dicevo non andateci, se no le prendete? E dobbiamo andare qua. Motivato, ti voglio motivato. Allontanatevi. Tenetelo qua. Oh merda. Pensavo ci cascasse. Ok, ora ne arriveranno 5-6. Dai no, dai. Oh, due alla volta non mi piace. Oh, come abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? È una roba.
Ma contro le leggi di sto gioco! Ucciderne tre alla volta, non... Mi sa che... Ok, occhio. Attenti che potrebbe sono... Potrebbero essercene qualcuno. Ma perché? Io non ho buoni rapporti con l'italiano. Ecco perché ho 6 a fatica. Wow, viva le texture fatte bene attraverso le rocce. Ok, scudo blu di legno. Freccia dell'anima migliore. Oh! Finalmente un incantesimo. Posso usarlo? Sì, bene. Freccia dell'anima migliorata. Bello che io non nega la freccia dell'anima, quindi... No. E qua controlliamo che ci si, che non ci siano muri nascosti. Che non avevo controllato la prima volta. Cos'è che dovevo fare? Ah, scudo blu. No, para meno questo qua. I danni. Quindi, scudo grande. Di cuoio, non credo sia qua. Sì, di cuoio. Poi mi serve una pietra di Pharos. E non ce l'ho. Lo so che sei in illusione, ma... Aspetta. Ah, qua c'è una trappola. Ma io la apro perché... Infatti, scudo. Ok, abbiamo ridotto al minimo i danni, bene. Frammento di titanite. Ora... Sì, ci sono dei nemici di là. Adesso aprono una porta. Vedete? Oh, che gentili. Ora, se vi avvicinate in più di uno alla volta... Minca... Zo. E ora, a fondo di... Minchia, c'è un raggio. No. No, così non va bene. Va benissimo, anzi. Uno contro uno. Lecito. Fatto. L'unico problema di saccetta è che al primo colpo pesante va a segno. Il secondo è un po' in dubbio perché ha un raggio non molto. Rap e vai. Che cosa c'è? Anello vita. Vitale. Devo smetterla. E cos'è che avevo trovato dopo? Grande frammento, grande anima. Vabbè, non mi interessa. Abbiamo trovato degli ottimi oggetti qua, cavolo. Dobbiamo tornare là per potenziarci, ma lo faremo quando... Cioè, non importa quanta strada avete fatto. Basta che... Cioè, basta che abbiate... Cioè, non abbiate dubbi. Piuttosto di andare avanti... e morire, tornate indietro, potenziatevi, perché se morite di nuovo durante il tragitto per andare a prendere le anime e là devi tirare giù la Bibbia formato bestemmie. No, quelli là, quei due là io li ammazzerei così per scazzo. 2, 3 ed è andato. Credo sia il nemico più facile. E backstab, motherfucker. Ah, pensavi di avermi preso, eh? 1, 2 e pesante. No, cosa? Perché lo fa? Avevo premuto per sbaglio un pulsante. Bene. Ma comunque qua non è successo nulla. Sì, perché devi avere un oggetto e quindi gli mandano i ricordi dei giganti. Quindi è piuttosto interessante come cosa. Ma perché mi diverto a rompere le cose? Perché ci divertiamo a rompere le cose? Per me qua c'è un passaggio. Per me. No. O forse sì. No. O forse sì. No. Mi servirebbe... Dov'è? Ah, non ce l'ho.
No, una fiamma della farfalla. Sì, che non serve che vai ogni volta al falò per accendere quella maledetta torcia. E te lo puoi accendere così. Quei due. Guarda lì, guarda lì, guarda lì. Uno è andato. Ho infliggo. Sbaglio, faccio anche più danni ora. Prima mi servivano minimo 3 colpi. Quante ne ho? Qua, aspetta. 4 dardi. Aspetta. Ecco, le frecce di fuoco. Ora sì che ragioniamo, cazzo. No, sono contentino perché mi serviva il fuoco per vedere quel trucchetto dell'esplosivo. E quindi questo qua lo uccidiamo. Sì. Perché tanto, no, quanto difficile vuoi che sia. Allo stocco come un... No! No, figlio di tua madre! Mi ha trollato. Però non immaginavo che lo potessero fare anche loro. E cazzo, mi stavo dicendo, ma sì, atterriamo sul... Mi stavo dicendo, ma sì, atterriamo sul carretto. Il carretto è distrutto. Ma qua c'erano nemici una volta. Passa in fretta il tempo. Ok, vi faccio vedere il trucchetto del fuoco. Aspetta, controlliamo che abbia anche dei dardi che... No, solo questi. Cambiamo. E mettiamo arco corto. Farò vedere qualcosa di spettacolare. E... Com'è? Così. Oh, indovina un po'. Un passaggio segreto. Verso il falò, guarda caso. Che fortuna. Tenete a mente il trucchetto. Che... Infatti io la prima volta non lo sapevo. Di questa cosa. Perché sto andando giù, non devo andare giù. Aspetta, forse sì. No, aspetta, sto andando in... No, 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 dobbiamo andare qua, dobbiamo andare qua. Per vedere delle cose. Dai. Io mi dico, andiamo giù. Sì, laggiù. Ah, ti vuoi vendicare dei tuoi amici? Beh, li ho già uccisi tutti. Questo qua non la smette mai di rompere. Tutte le volte che passo di qua si incazza e mi viene addosso. Neanche fossi un bullo dell'elementare che lo tormentava. Uno, due, tre. Neanche due di questi mi fottono. Ormai sono invincibile. Le ultime parole famose. Dopo mezzo secondo muore trucidato. Tenti al buco. Ok, dobbiamo fare un salto qua. 3, 2, 1, via. Bene. Una volta ho sbagliato mira per poco e sono caduto giù. No, sono morto. Mi sono trovato in mezzo a dei tipi cazzuti. Però la cosa positiva è che non sono morto. Guanti del fante vuoto. E giù. Qua nessuno, bene. Fai attenzione al salto. Porca troia. Non volevo tirare un porcone, ma... Ah, ok, no, pensavo fosse andata peggio. Per fortuna non c'era nessuno vicino a me. Vabbè, pare che stia con il pugnale proprio da... Quello là si è accorto di... Ok, fanti vuoti, ma sti qua sono rincoglioniti. No, davvero, sti qua, proprio. Telefono a casa, fallita. Guarda che roba, e gli ho tirato un ceffone di formato accetta in faccia e niente. Ancora là che mi fissa. No, stavo controllando che ci fosse qualcosa, ma invece, come al solito, niente. Ah già. Vedete? Avvicinatevi, colpisce. Che figlio della merda. Ah, li togliamo abbastanza ora. Avete visto il cambio di luce istantaneo? Oh. No, non mi fotti te.
Ah, quando fa sta mossa non cercate di colpirlo perché siete lenti nei movimenti. Sì, trema la terra. Fatto. Antichi guanti corazzati. Cosa? Cosa, scusate? 9 qua. Pesa più della mia armatura. Ma tientelo in culo. Scudo da fanteria. Sì, vabbè. Vediamo un po' quanto tiene. Scudo da fanteria. Sì. Ma va a cagare. Chi atterriamo per primo? Lui. Ma sì, tanto. Visto qua è a pugni. Ah, se ne è accorto. Oh, pensavo mi prendesse. Cioè, puoi essere forte quanto vuoi, ma se sto qua ti fa l'attacco dall'alto e ti prende, sei diventi un pure. No. Ah, fai anche meno danni, ho visto. Hai finito di fare il boom boom per terra? Manco fossero i tuoi tamburi personali. Oh. Altri due. Due. Bene. Vabbè, io sono stato un po' avventato. Vabbè, se mi prendeva non mi uccideva, ma mi riduceva tanto male. Ah, non c'è nessun nemico qua. Qua un mucchio di tutto. Non so come definirlo. Ci arriviamo dopo. Tanto dopo. È da un po' che non prendiamo danno. Ah, già, attenti. Attento, ci sono le rane che sputano fuoco. Ok. Finché stiamo qua, siamo al sicuro. Aspettate. Uno, due, tre. Via, 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 c'è la porta, la porta, la porta. La porta. Per poco. Cosa c'è qua dentro? Spada lu, bene. Non ci dà dentro con quei cosi, eh? Oh, possiamo usare la spada. Però andiamo vabbè, anche se non siamo agilissimi. Non può fregare nemmeno nessuno. Quindi dico, no, così siamo troppo pesanti. Vabbè, l'elmo, mi sono detto. Ok, ora andiamo. Pensavo fosse più difficile questa parte, sinceramente. Abbiamo ripulito la zona, possiamo tornarcene indietro. Però dobbiamo fare un bel passaggio. Ok, su non possiamo più tornare. A parte, quanto è lunga sta scala? Su non possiamo più tornare perché ci siamo tuffati. Proviamo un po' la spada che è di fuoco e quindi che tanto vale usarla. Uno, due, tre. Neanche male. È abbastanza rapida. Quelli non li uccido per pietà. E poi tanto quante anime vuoi che mi diano? Mi ha previsto. Ragazzi, potete essere un po' meno violenti? Sono più livelli anti di voi. Come ha fatto poi nemmeni? Allora, là ce ne. Ok. Ho brutti ricordi di questa parte. E due coltelli da lancio. Allora, pensiamo. Io dico. No, così. Senza usare. Sì, senza ammirare. Fatto. Aio. Là.
Non faccia il fuoco, dai. Così glielo sparo in culo. No, tu non mi fotti di nuovo, puttana. Una volta sì, due volte. Niente da fare. Ma scusa, ma sto qua quando è. No, non questo. No, muffa. Oh, raccoglio già. Scudo da fanteria, ok. Guardatelo là che stronzo. Col cavolo che mi prendi tu, eh. E sono sincero, non mi ricordo più come si arriva. Ah, giusto, giusto, giusto. Vabbè, senti, ve lo faccio vedere dopo. No, sì, dai, faccio tutto qua. Andiamo a potenziarci un po', che abbiamo anime a magonate. La prima volta ho perso tipo 50.000 anime facendo le vicende. E non voglio ripetere. Ah. Che cosa sta guardando? Sì, che è bello il mare, ma. Bello, sì. Sì, ok. Potenza fiaschetta non ne ho. Ho sempre l'illusione di averne, ma invece. Fede nel sole. Cioè. Ok, destrezza, forza. Cioè, io faccio così perché ero un guerriero. Ma magari. Adesso abbiamo. Possiamo anche fare. Ah, giusto, possiamo. No, è vero, non possiamo. Mi serve la volontà e non ne ho. Cioè, nel senso. Io, come dire, ti serve anche la. Devi potenziare anche la volontà per avere gli slot degli incantesimi. Io ho una volontà così bassa che non posso neanche avere incantesimi. Quindi ti serve almeno 10 per averla. Quanto è utile sta qua? Sì, abbastanza. No, sto pensando a. Mica tanto utile perché sei un po' accerchiato. Non è tanto bello. Vedete, non si è già cerchiato qua. Quindi quello là campera. E cosa fai con quello? Dai, vieni qua. Sì, ok, questi qua non ho grande esperienza. Ok, quello là è distratto. Uno, due, tre. È anche più rapida dell'accetta. Più forte non posso dirlo, ma più rapida. No, mi dispiace. Ho esplosivi? Sì, bene. Oh, quasi. Un altro po'. Oh. Mi dispiace, non è così che si combatte. Ora dico. Questa mia cosa si è presa. Quelli lassù, uccidiamoli perché fanno anime. Ok, io provo a essere avventato qua, eh. Anche perché non è. Non ho un numero esorbitante di anime. Fatto. Guarda come caricano, guarda come caricano. Uno, due. Wow, come ho fatto? Cosa ho fatto più che altro? Dai, vieni qua. Sì, starla così con la spada non è che ti salva. A gambali del soldato vuoto. Dicono che. Ah, però. No. Del fante. Meglio. Quindi. E questo qua. Com'è che mi ha preso lui e non l'ho preso io? Vabbè, intanto. Vabbè, tanto, sono minoranze. E per andare lì dobbiamo. Ah, la cosa è crollata, giusto? E quello lì.
Ecco, bisogna andare qua. Wow, però. No, no. Attenzione! Cazzo! C'è anche la raciera, non mi dimenticavo. Ok, qua non credo ci prenda. No, ne abbiamo due di raciere che ci puntano qua. Pessima idea, pessima idea. Ma come ho fatto l'altra volta per venire qua? Oh! Fatto quella volta. Ah, qua c'è un residuo di scala. Muoviamoci, non so cosa cazzo possa servire, ma muoviamoci, che ne so. Ok, abbiamo un attimo di respiro, prendiamo un po' di vita e adesso possiamo andare. Ok, qua non niente. Io dico. Eh sì, no, un'altra gere. Oh, già ce ne sono due. E tre faccio scopa, va bene? Dove. Come vado? Come arrivo lì? Ma sì, tanto. Peggio di così non può andare. E qua è crollato tutto. Viva l'architettura! Senti, non lo so. Vabbè, qua. Qua, tanto al massimo ci sarà un soldato. No, neanche quello, bene. Meglio. E qua ce ne andiamo dopo. Intanto mi libero di questo dannato arciere. Un montascudo qua. Pare tanto brutto. Anche per estetica. Come ha fatto per vedere la mia mossa? Tu meriti il backstabbing, va bene? Povero decapitato. Ok, arciere andato. Ora siamo liberi. Quasi. Cos'è? Aiutami, no. Sadicità. Cos'è una scala? Dopo dobbiamo andare da quella parte lì, ma va bene. Ti dico, non è che c'è un cazzo. Muro, 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 vuoto. Vuoto, completamente vuoto. Non c'è utilità. No, e mi guardo un po' le spalle per vedere. Infatti, vedete? Se non fate attenzione, vi arrivano sti qua. Uno, due, e. No, la terza non l'ho presa. Vabbè, tanto ho uscito lo stesso. E lì dobbiamo fare un piccolo saltino per arrivarci. Dobbiamo tornare qua. E andare. Qua. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Sbaglio, qua c'era un nemico una volta. Mi sa che ha cercato di inseguirmi ed è morto miserevolmente. Qua lui è venuto giù da me. Ma di qua c'è cosa di importante. Infatti, vedete gli oggetti? Cazzo, cos'è di là? Ah, di là è un altro po'. Sì, ho capito qual è. È un po' difficile a quel punto là. Pensavo di fare una corsa. Fare la corsa, avevo fatto la rotolata e per poco non. Non finiva come molti vorrebbero che finisse. Cioè, morto. Devo ancora morire in questo episodio qua. Che bello. È proprio soddisfacente quando non muori. Oppure il gioco comincia a prendere colpi. Ok, là c'era ancora di che. E ovviamente un tè mi ha mancato. Qui c'è una cava. Credo sia quella che. Che un bel traffico. Qua passano le rocce, ma. E lo stop non l'ha rispettato. Ah già. Fai attenzione al buco. No, non c'è un buco. Qua c'è addirittura un stivali del fante vuoto, quelli che ho addosso. Qua c'è un dannato. Sì, pensavi di colpirmi. Stivali del fante vuoto e erba ambrata, che non so cosa serva. No, vediamo cosa serve. Erba. Ah, ripristina leggermente gli utilizzi degli incantesimi.
Questo qua cosa sta facendo? Ah, Cale. Tracciare una mappa. Perché? Una maledizione. Ah, giusto. Amare le mappe. È un nuovo fetish questo. Sì. Ah, è diventata la tua casa. Ah, e beh, l'hai trovata, ovvio. Una mappa di Drangleic. Se non è utilissimo, vabbè, è utile piuttosto, ma... Ah, chiave della casa. Grazie. È quella casa là. Aspetta che non potevamo entrarci. Quella lì. Ok. Sì, lo ritroveremo e dovremmo... Avrà anche lui una sua piccola side quest. Ma è piuttosto... Cioè... Non è impegnativa come... È un po' una cazzata. Cioè, tu, per esempio, allora vi dico una cosa, io adesso, anche senza saperlo, voi state facendo la sua side quest. Non vi dico qual è. Dovete saperlo voi. Quindi... Qua nessun nemico ancora... Ah, già quello lì, ma vabbè, non è che sia rilevante. Qui non può beccarci da qua. Ah, qui giusto, giusto. Credo che sia un... Infatti. Una to... Inutile. Ok, io non so cosa fare qua. Cosa fa? Ciò! Ok. Andata meglio di come pensassi. E come torni indietro, scusate? No, davvero. Come torno indietro? Ah già, mi dimenticavo. C'era un modo per cui non puntarmi quella cosa addosso. 2, 3. Eh già, è inutile prendermi alle spalle. Tanto prima o poi troverò sempre il modo di fottervi. Tipo te. Non mi prendi davanti, ma quasi. E anche te. No, vabbè, te. Te ho pietà. Oggetto bomba infuocata. Dov'è l'altro tipo? Credo si sia rifiutato di... Ah già, eccolo lì. Anche tu. Per te ho pietà. Quindi ti uccido rapidamente. Lì ci siamo già stati. Perché sto andando su? No, sto perdendo la percezione di cosa sto facendo. Cos'è che dobbiamo fare? No, 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 che qua sto andando in mind blowing. E qua, giusto. Lì c'è un nemico, ma è innocuo. Ma ce ne sono due che non sono per niente. Ehi, no, qui! Mi hanno preso la sprovvista. Mi stanno prendendo la sprovvista. Ok, credo sia l'ora della mia morte perché qua mi stanno davvero fottendo. Vabbè, morto. Cosa stai facendo? Gli attacchi pesanti. Gli attacchi pesanti non è che fanno quella differenza. Però lì c'è un ciccione, quindi allontaniamoci da lui. Lentamente, senza respirare. Ah, ma è, guarda là che sono ricresciuti. Nemici. Oh, chiave del soldato finalmente. Un nuovo tipo di nemico, con uno spadone. Di quelli ciccioni che... attaccami. 2, 1, 2, 3, 4, 5, qua e... Questi quali troveremo lungo tutto il gioco, come fa a vedere... Mi dimentico di certi aspetti che potrebbero essere fatali per me. Per fortuna non attacca con la rapidità di uno struzzo. Ma potrebbe, sì, un colpo potrebbe danneggiarti in modo irreparabile. Cioè, se ne sono due, uno ti colpisce, sei cesato. Perché l'altro fa in tempo a colpirti anche 20 volte. A meno che non sia stupido. Che c'è scritto difficoltà più... Ah, dai!
dall'altra parte. Ah, qui. Vieni qui. Avanti. 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 No, altro po'. Già, la sto prendendo troppo alla leggera. Troppo alla leggera. Frutto comune. Ah, sei venuto qua. Che carino da parte tua. Sbaglio, il gioco mi sembra incredibilmente facile adesso. La prima volta era un concentrato di bestemmie che per poco mi scomunicavano. Ok, però abbiamo 3.000 anime, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, allora ragazzi, qua c'è un boss. Il boss. Certi dicono che sia il più difficile del gioco. Ma per un motivo è stock, io dico. Allora, io spero sia vulnerabile a questi cosi. Spero. Per me. Perché sennò aiuto. Eccolo qua. Ah, mi è mancato. Destinazione arrivata. È quello che ha usato volo l'altra volta. Oh cazzo, Megatron si è incazzato. Ma che cavolo? Ha uno scudo più grande di lui. Uno spadone che cazzo ne so, che ha un carraccio dell'equatore. E dietro ancora armi. Vabbè, oltre all'armatura che Madò collassa su se stesso tra un po'. L'elmo che ha un buco per alla cosa per vedere che. No. Com'è non vanno queste cose? Ah, i colpi di scudo. Anche se. Non ha senso i colpi di scudo. Eh sì, è un po' bastardo sto boss. Ma sì, andiamo da Cetta che è ignorante. Ok. Tanto vale usare l'estoc. Che tanto è più rapido. Devi girare in tondo, è l'unico. È lui. Pensavo di essere caduto. Ah. Quando fa la carica, girategli dalla parte dello scudo. E per il resto. E mi ha preso 2 volte, 3 volte! L'ultima non me l'aspettavo. Ah, tenete preziose le balestre. Ok, si è distratto! Si era distratto! Ok, forse il boss più impegnativo del gioco. Sto scherzando. Eh no, non sto scherzando purtroppo. Vabbè, per 3.000 anime possiamo anche concedergli una vittoria. Vieni qui, hai le palle di venire qua. No, hai le palle! Ok, ha avuto le palle di venire qua. Infatti sono morto. Gli ho detto io che è bastardo sto boss. Non gli ho tolto praticamente una minchia. Ma una cosa, attenti alla fondo. Attenti. Davvero. Quando vedete che sta caricando la fondo, mannaggia tutto ciò che esiste e scappate. Cioè, correteli di fianco perché è una roba. Ecco. E adesso siamo zombie. Sto quasi quasi. Aspetta, facciamo. No. Cos'era? Inventario. Ordina per attacco. Quella che ha più attacco di tutti è la mazza. Che dite? Proviamo la mazza? Io direi andiamo di spada lunga. Aspetta, no, sistemiamo perché poi mi incasina tutto. Dico andiamo di mazza. Dopo sistemiamo, non adesso. E spada di fuoco. Vabbè, senti. Vabbè ragazzi, questo episodio finisce qui. Il prossimo, vi giuro che lo batto. Perché prima o poi dovrò batterlo, no? E arrivederci a tutti e continuate a seguirci.